tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi faremo insieme la sbarra e cercheremo di capire perché è importante farla bene con il massimo controllo. Thank you.
Ecco, questa è la nostra sbarra. Ora cerchiamo di capire perché eseguire queste posizioni correttamente è così importante. Durante la sbarra abbiamo lavorato alla posizione di passo avanti. Adesso ve lo faccio vedere. Che ci servirà per fare i giri in passé. Infatti bisogna fare molta attenzione alla posizione della gamba che deve essere mantenuta precisa per tutto il giro. Adesso vi faccio vedere il giro in passé. Durante la sbarra abbiamo lavorato anche sulla posizione del passé laterale, che serve per fare i giri indietro. In questo giro la posizione del passé non è avanti, così, ma è laterale. Adesso vi faccio vedere un giro indietro. Durante la sbarra abbiamo lavorato questa posizione, che ci servirà per fare il giro a 90. Ora ve lo faccio vedere. Anche gli slancetti a 90 sono molto importanti. Perché per far frenare la rotazione durante il giro e controllare l'arrivo, a tre quarti dovremo mettere le braccia fuori e alzare un po' la gamba, senza però girare le anche, così. Abbiamo lavorato nella tenuta impugnata, che serve poi a imparare come fare il giro impugnato. Ve lo faccio vedere. Durante la sbarra abbiamo lavorato alle posizioni di massima tenuta con la gamba avanti. Che sono importantissime per la partenza della rovesciata indietro. E per l'arrivo della rovesciata avanti. All'inizio possiamo arrivare su un rialzo e poi pian piano lo togliamo. A sbarra stiamo lavorando a passé, stendo e arabesque per fare un bello jambé. La gamba davanti fa questo movimento e l'arrivo in arabesque. Adesso vi faccio vedere, adesso faccio il jambé. Per adesso dobbiamo restare a casa, ma non smettete di allenarvi. Ciao a tutti, ci rivedremo nel prossimo video. Ciao a tutti, ci rivedremo nel prossimo video. Ricordatevi di attivare la campanella e di iscrivervi al canale. Ciao!